Alessio Pignatelli, arriva una gara importante per la Margutta, che siamo solamente inizio stagione, c'è questa finale della Coppa Lazio, si affronta l'Aprilia che vi ha sconfitto nel primo turno. Sì, esatto, siamo prossimi a giocare questa finale di Coppa Lazio che ci ha visto, diciamo, in maniera alterna a giocare più o meno bene, ma comunque ci è servita per una preparazione un pochino più approfondita per l'avvicinamento al campionato. Ora sarà davvero una cosa diversa, perché c'è questa cosa speciale: 4 partite a Civitavecchia, 2 qui al Palasport, 2 alla Costina Rosa con l'Under 16, per cui avrete anche il vantaggio del pubblico amico. Sì, vorrei aggiungere anche la manifestazione dell'S3 che è sempre al Corsini Rosa e quindi sicuramente è una giornata di festa. Vorremmo che, insomma, tutto il pubblico locale civitavecchiese fosse insieme a noi. Sappiamo benissimo che Giovolle è una squadra molto forte che tendenzialmente lotterà per vincere il campionato di B2 nel nostro girone, per cui è un'impresa sicuramente doverci giocare contro. Però la Margutta è una squadra che tradizionalmente queste manifestazioni va sempre in fondo, o arriva in finale di Coppa Lazio, è successo già dalla Serie D anche in Serie C, e poi è venuta anche questa situazione in Serie B2, per cui delle partite secche la Margutta riesce sempre a fare bene. Sì, sì, certo, sicuramente non partiamo battuti, ci proveremo con tutte le armi che abbiamo a disposizione, ci proveremo soprattutto con l'orgoglio e con la forza e la determinazione che è tipica di questa squadra. Ultima battuta su questo campionato che sta per iniziare: c'è stata la bella notizia del fatto che non ci sono state ripescate, si entra con 12 squadre, però ci saranno 4 turni di riposo durante la stagione, per cui come sarà per l'allenatore controllare queste situazioni? Sarà sicuramente una nuova esperienza, sarà complicato, penso comunque di organizzare qualcosa amichevole o qualcosa di simile durante questi turni di riposo infracampionato. E dovremo stare attenti ai cambi di parte atletica, insomma ai cali dal punto di vista atletico da tenere presenti durante il corso dell'anno.